Salve Salvino ragazzi, chi vi parla oggi è Mr. Carracci e questo è il nostro nono capitolo della nostra campagnetta in tutto l'ora Attila, dove io utilizzo ovviamente l'impero romano d'Occidente. Questi capitoli sono veramente molto lenti, però prima di dire qualsiasi altra cosa diamo immediatamente la linea alla nostra lavagnetta. La nostra avventura ha luogo nell'Europa del IV secolo d.C. Quello che era l'antico impero romano, dopo secoli di battaglie e conquiste, è ormai arrivato al collasso e si è diviso nell'impero d'Oriente e nell'impero d'Occidente. Noi siamo al comando di quest'ultimo, non abbiamo alleati e siamo in guerra con 6 diverse fazioni. Come sempre, la situazione peggiore è a nord, dove ormai ci rimane solo Londinium, che però non se la passa molto bene, perché è sotto assedio da parte dei Caledoni, ha una piccola ribellione e ci sono altre 2 armate nemiche nelle vicinanze. Inoltre, rimanendo in tema di assedi, ricordiamo che in Gallia ne sta subendo un'altra ad opera degli Ebdani, anche se però in breve dovrebbero arrivare dei soccorsi. Infine, chiudiamo questo quadro con la penisola iberica, dove sono spawnate un paio di ribellioni pronte a romperci le uova nel paniere. Bene, anzi, a dire il vero, per nulla bene. Infatti, diciamo che questi ultimi capitoli che vi sto proponendo sono capitoli abbastanza quasi di transizione, che magari avrei potuto anche condensare un po' tutti quanti, specialmente l'ottavo e questo nono capitolo, visto che praticamente non sta succedendo nulla di nuovo. In Britannia ci sono sempre i Celti che mi rompono un po' le uova, poi c'ho sempre questo esercituzzo degli Ebdani che mi sta girando in Gallia, e ci sono sempre ovviamente le ribellioni che mi continuano a rompere le uova nel paniere. Quindi diciamo che questa campagna è arrivata ad un punto abbastanza morto, dove si fanno sempre le solite cose. Però dopo tutto me lo aspettavo sin dall'inizio, perché era ovvio che sarebbero successi i casini turno dopo turno. Infatti tutto quanto questo capitolo si basa solo tra il cambio turno fra il dodicesimo e il tredicesimo turno. Sottolineo dodicesimo e tredicesimo perché vuol dire che essenzialmente, nonostante noi siamo arrivati al nono capitolo di questa campagna, siamo andati avanti pochissimo per quanto riguarda appunto i turni. Qui siamo appunto, come vi avevo praticamente anticipato nella Magneta Time, siamo nell'attuale Spagna, dove essenzialmente sono spawnate alcune ribellioni che mi stanno rompendo tantissimo le scatole, che devo un pochino andare a sistemare. Questa è una prima ribellione che durante appunto il cambio turno mi sta assediando appunto una mia città. È una città minore, quindi vuol dire al solito niente mura, però ovviamente essendo in Attila ci sono un po' di torri che mi possono aiutare. Qui intanto vediamo che io mi sto preparando a difendermi tantissimo. E nulla, più che altro mi dispiace un pochino che insomma questa campagna sta diventando praticamente monotona, perché faccio una stessa azione continuamente, vado praticamente in maniera perenne a distruggere i ribelli e a difendermi dalle incursioni nemiche. Quindi diciamo che non c'è mai nulla di effettivamente nuovo capitolo dopo capitolo da poter proporre, però attualmente non posso fare nulla di diverso, perché andare a conquistare qualcosa attualmente secondo me è fuori discussione, visto che ancora ha un sacco di problemi per quanto riguarda l'ordine pubblico, e finché ho così tante ribellioni che continuano a spawnarmi ogni turno è inutile che io vada a conquistare qualche nuova città che poi mi si ribellerà ulteriormente, quindi dandomi nuovi problemi rispetto a quelli che ho adesso. Qui intanto vediamo che vabbè, la battaglia sta andando avanti, con la mia cavalleria faccio il solito giochetto che vado a far fuori l'artiglieria nemica. Diciamo che in questo caso forse non era una cosa, non ho neanche visto se avevo finito le munizioni, però vabbè, poco importa, non avevo fatto chissà quali danni l'artiglieria in questo caso. E io mi difendo, al solito mi difendo, l'avete visto tutti quanti i miei capitoli, mi difendo diciamo nelle aperture, nelle porte che danno verso il centro città. E più di qualcuno però mi ha consigliato magari di posizionare le mie unità, le mie unità di difesa, non vicino al centro città, ma piuttosto magari sotto le torri che sono un po' più esterne, un po' più in periferia, in modo da poter avere anche un vantaggio dalle frecciatine infuocate appunto delle torri. È una cosa che non faccio quasi mai, anzi mi pare che in questa campagna non l'ho mai fatto, e essenzialmente perché spesso e volentieri succede che
E posizionando, posizionando le mie unità in periferia, è molto più facile da parte dell'intelligenza artificiale magari cercare di aggirarmi, visto che in centro, nelle città minori si può entrare in città da tutte quante le parti. Quindi diciamo è una mossa abbastanza rischiosa, magari da fare se le unità nemiche non sono poi così tante. Però spesso e volentieri mi trovo a fare delle battaglie in difesa con eserciti nemici veramente molto grandi che magari mi attaccano da più fronti e io praticamente non mi aggirerebbero molto molto facilmente, quindi mi cagherei in mano tantissimo. E questa battaglia quindi è una classica battaglia che ho fatto vedere in questo capitolo, in questa serie qui. Qui vediamo una cosa un pochino particolare, ossia che porto dei miei spadaccini sulle mura delle mie città. E gli spadaccini infatti hanno giavellotti, pila da poter tirare, e così facendo hanno diciamo una posizione ideale per tirare due o tre scariche appunto di pila addosso all'unità nemica. Quindi diciamo che massimizzo un po' quelli che sono i danni da lancio che possono fare i miei spadaccini così facendo, perché se li avessi posizionati semplicemente dietro la mia unità intenta corpo a corpo, magari non avrebbero avuto un tiro così libero come invece hanno avuto se avendole posizionate appunto sulle mura. Però diciamo che non è nulla di che, perché non è che hanno fatto poi così tanti morti, non essendo, dato che non sono essenzialmente delle unità da tiro. E nulla, diciamo, la battaglia va avanti. Io mi baso ovviamente sulle unità da corpo a corpo. Intanto contemporaneamente con la mia unica unità di cavalleria sono andato a far fuori come detto l'artiglieria, e poi sono andato a far fuori tutte quante le unità di tiratori nemici che sempre ci sono a rompermi tantissimo le scatole, e poi la battaglia prosegue tranquillamente. Bene, cioè boh, a un certo punto non saprei neanche più cosa raccontarvi, ragazzi, visto che ormai, come detto, per quanto riguarda gli assedi appunto in città minore, siamo praticamente delle cinture nere, siamo veterani, visto che abbiamo ormai affrontato in questa campagna veramente un casino di questa tipologia di questa tipologia appunto di assedi. E quindi diciamo che ormai abbiamo capito come funzionano le cose, bisogna mettersi lì, difendersi come si può. Si formano queste bolge assurde, si vedono un po' gli ometti che si tagliano le teste, si tirano le parolacce addosso e basta. Diciamo che la battaglia è una delle classiche battaglie che si fanno appunto qua in Total War Attila. Per cui è il solito discorso che vi faccio sempre, raccontare una campagna, specialmente quando siamo arrivati in queste fasi dove si ripetono continuamente le stesse cose, può risultare veramente ma veramente noiosa non solo da raccontare ma anche da sentire. Ma invece vivere, cioè non vorrei più che altro dare l'impressione. Qui intanto vediamo che ho vinto la battaglia e subito immediatamente ce n'è un'altra, con sempre ovviamente nell'attuale Spagna, dove ci sono un'altra volta i ribelli che appunto mi rompono tantissimo le scatole, e questo è un altro assedio in una città minore, giustamente. Ad ogni modo, stavo dicendo che non vorrei dare tipo l'impressione che Total War Attila, specialmente la campagna in Total War Attila con l'impero romano d'occidente, sia noiosa, perché così non è. Al massimo può essere noiosa e vedere una campagna del genere, oppure raccontare, nel mio caso, una campagna del genere. Però giocarla veramente senti la fatica turno dopo turno, battaglia dopo battaglia, visto che praticamente devi affrontare mille problemi e quindi diciamo che è veramente una campagna molto competitiva, molto più competitiva rispetto alla campagna che ho fatto vedere comunque sia alle campagne di Barbarian Invasion. Infatti più di qualcuno mi ha chiesto un giudizio tra Barbarian Invasion e appunto Total War Attila. Sono diciamo due stili di gioco molto diversi, però secondo me è veramente molto più difficile, molto più competitiva la campagna che possiamo trovare in Total War Attila, perché ci sono un sacco di problemi in più. Inoltre bisogna anche tenere conto del fatto che in Barbarian Invasion non c'era questa tipologia di questo tipo di assedio, ossia non c'erano le città minori dove essenzialmente è molto più difficile difendersi. E questo diciamo che di gran lunga gioca veramente molto a tuo sfavore nel caso in cui appunto tu stia giocando, come nel mio caso, con i romani d'occidente. Poi un'altra cosa che ho notato, perlomeno mi è sembrato di aver notato, è il fatto che in Barbarian Invasion perlomeno le invasioni barbariche, oltre ad essere di meno,
e arrivavano molto più tardi rispetto a quelle che abbiamo visto appunto in Total War Hardly. Quindi intanto faccio la solitazione, ossia vado ad attaccare con la mia cavalleria l'unità di artiglieria nemica, che aveva anche qualche munizione ancora disponibile, però non ha fatto in tempo a tirarle, quindi sono stato, diciamo, contento. Stavo dicendo, in Barbarian Invasion, nonostante il nome, le invasioni barbariche sono un pochino di meno e arrivano un pochino più tardi. Invece in Total War Attila le invasioni barbariche arrivano immediatamente, subito, addirittura già dal primo turno, hai i suebi che sono già all'interno del tuo territorio. Quindi, anche se non ve ne parlo, anche se... Nella Vanita Time non vi accenno mai questa cosa, dovete tenere presente il fatto che spesso e volentieri, anzi sempre, ho un sacco di fazioni in migrazione che stanno girovagando per i miei territori. E questo, diciamo, non mi dà particolari problemi perché attualmente non sono in guerra con loro. Però ci sono due cose da tenere presente, ossia, prima di tutto il fatto che se a qualcuno se a qualcuna di queste fazioni dovesse un po' girare il ca, mi potrebbero attaccare come e quando gli pare, io sarei veramente molto in difficoltà. E quindi attualmente non posso far nulla, potrei magari al massimo regalar loro qualche territorio, però non lo faccio perché i territori sono miei e non li voglio regalare mai a nessuno nella vita perché mi incazzerei tantissimo. Però diciamo, questo è un grosso rischio che mi sto prendendo e per ora mi è andata bene, vedremo come andrà appunto nel futuro. Poi bisogna tenere presente anche un'altra cosa molto importante, ossia il fatto che le fazioni in migrazione che girano per i tuoi territori ti consumano del cibo e questo potrebbe darti qualche grosso problema nel qual caso appunto tu andassi negativo per quanto riguarda il cibo. E a me è capitato qualche volta, infatti anche mi pare nel capitolo ottavo, nello scorso video che vi ho fatto vedere, vi ho fatto notare appunto questo problema, anche se poi diciamo è abbastanza facile risolvere questa cosa, però diciamo che è una cosa che devi tenere sott'occhio perché ti consumano veramente molto cibo. E ritornando un pochino sulla battaglia, quello che possiamo vedere è il fatto che io attualmente sono sono tantissimo nella merda, perché mi stanno scappando un po' di unità, il morale mi si sta abbassando velocemente, e il mio generale, che non è un generale, però diciamo è la cosa più vicina ad essere un generale nella vita, e sta lampeggiando tantissimo e quindi diciamo mi potrebbe fuggire un'altra volta. E mentre il mio avversario, diciamo, è ancora messo, non dico bene, però diciamo forse un pochino messo meglio di me, visto che ha un paio di unità. Poi c'ho il generale ancora abbastanza cazzuto che mi potrebbe dare qualche problema. Diciamo che in queste ultime fasi di battaglia io me la sto vedendo abbastanza male. E probabilmente avrei fatto bene, magari come detto diciamo ad inizio video, a difendermi a posizionare le mie unità al di sotto di una torre in modo da potermi difendere molto meglio rispetto a quello che sto facendo adesso. C'è una torre sulla destra, anche se non si vede, che sta continuando a sparare addosso alla bolgia, però diciamo che a questa distanza le torri sono molto imprecise ed inoltre c'è appunto a causa di questa imprecisione c'è il rischio, diciamo, concreto che becchino che qualche, diciamo, freccia infuocata mi vada ad uccidere qualcuno dei miei ometti. E per peggiorare la situazione possiamo vedere anche il fatto che mi è andato definitivamente in fuga il mio generale, per cui non diciamo che non posso più fare affidamento su di lui, anche se, come detto prima, non è effettivamente un generale perché non può lanciare abilità speciali, è semplicemente, diciamo, essendo tutti quanti unità di guarnigione, la prima di queste viene appunto selezionata come generale, però diciamo che è semplicemente un'unità normale. E quindi diciamo che in queste fasi io mi stavo cagando in mano tantissimo, perché mi rimaneva appunto solo un'unità di spadaccini, ridotta anche molto male, e la mia unità di cavalleria che, diciamo, probabilmente in queste fasi avrei anche potuto magari far arretrare e caricare continuamente in modo da poter fare qualche danno in più addosso all'unità del generale nemica. Però diciamo che, come detto più volte, quant'altro la mia cavalleria sta ovviamente andando in fuga e la cosa un pochino mi ha fatto ulteriormente cagare in mano. E diciamo che non faccio arretrare
molto, diciamo, non sempre faccio arretrare le mie unità di cavalleria quando sono intenti in corpo a corpo per poi magari fare delle nuove cariche, perché spesso e volentieri c'è il rischio, come detto più volte, che togliere dal corpo a corpo diciamo, far arretrare un'unità di cavalleria intenta in corpo a corpo potrebbe, diciamo, mandarle in fuga all'istante. Quindi, diciamo, è abbastanza un rischio. È un rischio che bisogna, diciamo, decidere se correre oppure non correre nel caso in cui si voglia, diciamo, fare nuove cariche. In questo caso, diciamo, invece, la mia cavalleria è andata in fuga per fatti suoi. E poi è ritornata sotto il mio controllo. E quindi posso fare una nuova carica. Anche se in questo caso, diciamo che non è una carica che, diciamo, mi ha portato particolarmente a vantaggi. Però diciamo che è bello parlare anche di queste cose ogni tanto. In queste ultime fasi, diciamo che io, come detto, sto veramente sudando freddo. Va in fuga finalmente l'unità del generale nemico. E quindi diciamo che finalmente la situazione sta un pochino volgendo in mio favore, perché ormai rimane solo un'ultima unità nemica da far fuori. Un'unità di spadaccini, però sono spadaccini, diciamo, non tra i più forti. Quindi posso, diciamo, tirare un sospiro di sollievo e finalmente vinco la battaglia. La vinco veramente, ma veramente per un soffio. Se l'avessi persa sarebbe stato veramente un casino, perché questa ovviamente non era una unità che poi magari mi avrebbe potuto razziare la città. Però essendo un'unità di ribelli mi avrebbe conquistato la città e quindi sarebbe spawnata una nuova fazione nell'attuale Spagna, e quindi avrei avuto un nuovo nemico da far fuori, e quindi sarebbe stato veramente un grossissimo casino. Qui intanto vediamo, ci sono tantissime ribellioni che potrebbero spawnare nel prossimo turno. In ogni caso, ragazzi, io vi ringrazio di tutto, vi ricordo di mettere tantissimi mi piace e noi ci vediamo molto e molto presto! Inutile dire che prima di ribellarvi dovete passare dalla mia pagina Facebook, Google Plus e Twitter, lasciare un bel mi piace e noi ci si vede prestissimo! Prestissimo!